Bentornati, bentornata anche a me. Nonostante fuori non ci sia una bellissima, bellissimissima giornata, anzi cielo sia cupo, sto provando a registrare con le luci naturali, quindi con la luce naturale, quindi spero che non si incupisca tutto ad un tratto la scenografia e soprattutto non faccia come la scorsa volta che mi metta a fuoco lo sfondo e non me. E sono qui per fare un video molto carino, secondo me. È uno dei video che mi piace tanto guardare, quindi ho detto facciamolo. È un confronto sostanzialmente tra l'aspettativa e la realtà degli acquisti online. Dato che ormai, almeno io, compro veramente tantissimo online, nonostante io lavoro in negozio. Nonostante io lavori in un negozio dove ci sono parecchie cose carine, lavoro in una via pienissima di negozi, in una zona pienissima di negozi, ovvero Milano Centro, e non compro tanto in negozio, sia perché ormai facendo la commessa stare dentro il negozio fisicamente mi snerva, sia perché proprio come persona non mi piace tantissimo provare, cioè se devo andare in giro per i negozi mi piace, ma non provo nulla, quindi non provare per non provare. Compro online e sto comodamente al fresco a casa mia. Quindi, tutto questo per dire che ormai lo shopping online si sta affermando molto di più ed è bello scoprire tanti piccoli siti in giro di abbigliamento. Mi hanno contattato due siti e sono praticamente uno l'opposto dell'altro. Voglio farvi vedere, appunto, voglio farvi questo sito per farvi capire che non tutti, se trovate una sola pazzesca, questo non deve. Non deve fermarvi dal continuare a acquistare online perché magari avete beccato il sito sbagliato. Non tutti i siti hanno cose oscene, nonostante siano cinesi o chissà di quale provenienza. Questi due siti sono Lovely Wholesale and Social End e Luxona o Luxona, non so come si pronunci, comunque questo qua. Essendo uno l'antitesi dell'altro, come sono e come sono i capi mostrati sul sito e i capi indossati veramente, perché qui c'è veramente da sconvolgersi e scioccarsi. Inizierei subito con Lovely Wholesale. Lovely Wholesale è uno, io vi ho detto in uno dei miei ultimi video, ah, io ormai collaboro sempre con gli stessi siti perché ormai so che sono, che mi ci trovo bene, che hanno belle cose, quindi vado sul sicuro. Bene, mi sbagliavo perché ho accettato la collaborazione di un sito che mi ha deluso profondamente e mi sono ricordata poi di averci già collaborato probabilmente perché mi è suonato comunque familiare e mi è dispiaciuto un sacco, ma adesso vi farò vedere le cose che mi sono arrivate. La cosa più bella, l'unica cosa bella è che sicuramente metterò, sto indossando in questo momento, è questa camicia. Io adesso non ve la faccio vedere interamente, o almeno devo farvela vedere interamente, sembra una scena un po'. Ok, è questa camicia barra maglia fatta così un attimo solo. A pipistrello. Scusate, faccio così, ma sono senza reggiseno sotto, quindi non vorrei che si vedessero tutte le mie immense grazie. Cioè, se avete veramente un seno piccolo, è bella indossata anche così con dei copricapezzoli, altrimenti se avete un bel seno, beate voi. Non so come poter fare, se mettere magari uno di quelli, anche se non mi piace tanto, con il coso trasparente dietro. Comunque, questa camicia secondo me è bellissima, proprio bellissimissima. Appena l'ho vista, sono proprio caduta in un innamoramento. E quindi questo è il primo pezzo di Lovely Wholesale e questo è l'unico pezzo bello di questo sito. Vi faccio vedere anche nel sito come la mostrano, penso che sia molto simile, non è identica, credo che ci sia qualcosa di diverso, tipo non avevo notato la fascia nera che ha giù, questa qui, però che a me non disturba, mi piace veramente, veramente tanto. Quindi non è troppo diversa. Passiamo alle cose completamente diverse. Sono diverse, ma soprattutto si vede che la qualità nel sito te la vogliono camuffare, non sembra così eccessivamente cheap. Allora, il primo capo vi faccio vedere, tutto è arrivato stropicciatissimo, buttato lì dentro in una maniera un po' così a casaccio. Il primo è questo. Ed è un completo, ho preso praticamente tutti i completi che a me per l'estate piacciono molto, voglio iniziare a utilizzarli un po' di più. Quindi questo completo fatto da, composto da top rosso e pantalone. La cosa che non mi dispiace di questo è il tessuto, è molto molto freschino.
questo cotone fresco, quindi per l'estate è ok, ma come modello e come tutto il resto. Allora, ancora questo qui si salva. Adesso ve lo farò vedere indossato, lo starete vedendo qui da qualche parte, qui accanto credo. Ancora questo come modello si salva, e a me che non sta bene e magari nella foto non sembrava così, però gli posso dare un da 1 a 10. Allora, da 1 a 10 questo qua direi 9, è molto bello. Questo da 1 a 10 gli do un 5 meno, perché comunque se piace il genere, poi devo vederlo stirato. Non li ho stirati perché non li ho lavati. E direi che l'effetto è abbastanza diverso, cioè io sono rimasta un po'... ok. Poi una cosa che invece mi è piaciuta in questo... mi è piaciuta, però non posso dire lo stesso del tessuto, perché il tessuto è una di quelle... di quei tessuti, il tessuto è uno di quelli che te lo metti e praticamente devi andarti a fare immediatamente la doccia, cioè ti si appiccica sulle carni irrimediabilmente, ed è sempre un completo composto da top fatto così, molto, come si dice, jasmine, mia sorella ha detto che sembravo jasmine con questo, col top, e poi la gonna. A Elio la gonna è piaciuta molto, infatti secondo me la gonna potrei riutilizzarla, nonostante il tessuto terribile, perché è proprio è sinteticissimo, però ho un kimono anche fatto così, sintetico, e per l'amore di apparire fashion lo indosso, quindi potrei fare anche questo piccolo sforzo per la gonna. Tutti i bottoni davanti comunque la starete vedendo. Questo giallo lime mi piace tantissimo, magari da abbronzati ancora di più. Ha tutti i micro bottoncini davanti, l'idea è molto carina, ma ma di per sé è veramente 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 di bassa qualità, e mi dispiace tanto perché mi piaceva molto. Però questo da 1 a 10 do 6, la sufficienza gliela do, perché è abbastanza, sono io che purtroppo non ho le stesse forme delle modelle, anche c'è da dire, del sito, loro sono molto formose. Questo è un sito che presenta appunto queste modelle belle con le forme a clessidra, quindi si confà molto con questo tipo di fisico. E io ho un fisico completamente diverso, quindi non mi ci ritrovo proprio a mio agio all'interno, e soprattutto è stato un po' così. Poi c'è questo, che io nel sito avevo scritto, non ricordo, o pink o black, uno dei due colori, andrò a vedere nella mail. Me l'hanno mandato blu, che per chi ha un minimo, mi conosce un minimo, io odio il blu più di ogni altro colore al mondo. Credo proprio che mi incupisca più del nero, non mi piace proprio. Comunque è sempre un completo composto da top, se ve lo faccio vedere indossato, e gonna. Il problema di questo non è tanto il taglio, perché proprio saprei cucirlo forse anch'io, no, non voglio allargarmi più di tanto, ma è proprio il tessuto, ragazze, che è di un qualcosa di... cioè se qualcuno mi fuma accanto e per sbaglio vi appoggia la sigaretta addosso, prendete fuoco voi, tutti i vostri vicini, vostra madre a casa, cioè no, è proprio sintetico, è un elastico, è terribile il tessuto, suderete fino all'osso. Quindi questo proprio no, no, no. Le mie sorelle accettano tutto, quindi lo regalerò a una di loro e vedremo. Io queste cose le ho ricevute gratuitamente, quindi potrei dire, vabbè, un tessutino così, pazienza. Ma no, cioè, le persone, praticamente l'80% delle persone le comprano queste cose, spendono dei soldi. E se io dovessi spendere dei soldi per avere un tessuto del genere, andrei a prendere quelli per i capelli, io direi, ma cosa mi stai dando? Ultimo pezzo, ma non per importanza, è un altro completo che mi ha fatto riderissimo, ma io sono convinta che questo lo utilizzerò tipo a carnevale, o lo regalerò tipo a mia madre, che a cui piace travestirsi da carnevale, perché è proprio too much. E nella foto che adesso vi farò vedere si vede che è una cosa molto estrosa, ma non sembra assolutamente così. Ci sono diverse pecche in questo completo. Allora, è composto da appunto il top di questo colore, che non mi piace il blu, però questo azzurrino, l'idea di questo azzurrino turchese mi sarebbe piaciuto abbastanza, con una gonna che adesso voi starete sicuramente vedendo, che è
tanta, è proprio tanta, tanta, tanta roba, ma direi anche negativo. E a me dispiace perché ci hanno impiegato tantissimo, secondo me, come proprio come investimento loro di tessuti. Ci hanno investito tanto perché è tanto tessuto, cioè la gonna io la vorrei pesare, ma peserà un chilo e mezzo, 2 chili. È proprio pesantissimo. Ora ve la faccio vedere così. Ha fatto queste base, è proprio pesante, sia come peso proprio di calore, che come peso effettivo, enorme. I colori sono bellissimi, ma no, ragazzi, non si può uscire con questa cosa. Non lo so, però come travestimento di carnevale penso che potrò risfruttarla in qualche modo. Ma la differenza con il sito è palese. Quindi ci sono rimasta un po' così. È stato un sito un po' abbastanza flop. Mi ha un po'. Oddio, sono proprio con l'anta della. Con la. Anta della finestra che mi sbatte addosso. Siamo a Lupsona, Lapsona. Devo correre, lo so. Spero di tagliare il più possibile. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo vestito, che adesso starete vedendo indossato, però ve lo faccio rivedere così, un po' così. Scusatemi se sono così bianco cadavere, soprattutto nelle gambe, perché su, più o meno camminando al sole, andando al lavoro sotto il sole o tornando da lavoro, o comunque camminando sotto il sole, un po' mi ravvivo, ma le gambe sono di un colore indecente. Oddio, mi aspettate. Decente indicibile. Comunque, questo color champagne bellissimo che proprio dà una luce incredibile. E nel sito devo dire che non è proprio uguale. Il colore è un po' più. Ecco, guardate, sembra i miei orecchini. Questo c'è un po' più di rosa, ma questo un po' più di bianco. Nel sito sembra un po' più doratino, un po' più particolare, però devo dire che si è tenuto molto bene. E devo dire che avevo visto qualche video sull'Apsona qui su YouTube e tutte erano abbastanza fomentate da questo sito, dicevano ah che bel sito che ho scoperto, eccetera, eccetera. E devo dire che è vero, è un sito veramente figo, è pienissimo di tutte le tendenze del momento, quindi se si usa il pantalone in un determinato modo, quel pantalone c'è, se si usa il top così c'è, cioè comunque ci sono tutte le tendenze in giro, lì ci sono. E se siete attenti a questa cosa è carino perché comunque potete trovare in un unico sito tanti bei pezzi, bei capi. L'ho preso anche nero, mi piaceva tanto il modello, quindi l'ho preso anche nero e non sto qui a dilungarmi troppo. Secondo me questo con un sandalo bassa alla schiava è molto bello. È abbastanza nudino, però già dal sito si vedeva, magari sopra un costume, se rimanete dalla mattina alla sera al mare, non so. Poi ho ceduto a dei pantaloni che sinceramente ai quali non ho ceduto tutto l'inverno. Tra l'altro, lavorando appunto in negozio alla Cura de Pull&Bear, lì si sono venduti tantissimi, tantissimo, sono arrivata ad odiarli, non so parlare. Però alla fine ho ceduto anch'io. Ho preso i pantaloni cargo. Questi hanno la particolarità di avere lo strappo qua, la cosa nel lato della coscia, ve li faccio vedere indossati. E di questi il tessuto è molto bello, la vestibilità è molto bella. Ho preso una S, dei vestiti ho preso una o SXS, non ricordo, S dei vestitini. Di questi qui ho preso una S e mi piacciono molto e si attengono al sito, quindi sono contenta di ciò. Ok, tocca adesso ad un costume. Sapete che io da poco ho collaborato con un sito di costumi e lì la qualità, pur non avendo la testata in acqua, comunque lo senti come è fatto, la morbidezza del costume. Qui sinceramente il costume non mi è piaciuto tanto, sento che è un po' non lo so, lo senti quando non è bello, morbido, che non hanno investito molto sui materiali, ma ci sta, costa poco. Però speravo in qualcosa in più. Il modello è figo, ma io ho cannato proprio. A parte che, vabbè, il modello è così, ha una fascia giù che non si può regolare. Quindi anche qui, se il vostro busto è così, va bene, se no, attaccatevi. Ho preso una S o una XS. Io qui non lo trovo. Comunque trovate link di tutto giù. Ci sono anche diverse review di persone che ce li hanno indossati, quindi è facile registrarsi, gestire l'ordine, e è molto imbottito, ha proprio il pesciolino, è abbastanza duro e questa cosa non mi fa impazzire, ma al di là di ciò ho sbagliato proprio misura perché mi sta grande e mi fa le
le tette sostanzialmente più piccole di quello che già sono. E noi non vogliamo questo. Questo degli shorts. Questi sono fatti così, con gli strappi davanti e uno strappo dietro, che sul sito sembra leggermente sotto il gluteo, invece proprio sul gluteo lo strappo. Sicuramente perché la modella ha un sederino un po' più piccolo. Non lo so, avrà una fisicità diversa dalla mia oppure una misura più grande, non lo so, però le sta diversamente, le veste diversamente. Mi piace di più sulla modella, sinceramente, ma vabbè. Ho preso una S e questo non mi dispiace proprio come materiale jeans non è fastidioso, non avendolo ancora lavato comunque è morbido. Di solito prima dei primi lavaggi sono un po' rigidini i jeans, invece devo dire che questo ha un bel materiale. Ho preso un kimono che quest'anno finalmente, dato che è uno dei miei pezzi preferiti della vita, il kimono, si stanno affermando in giro. Uno di questi kimono fatti così, tipo notte prima delle nozze o notte delle nozze, tutto velato con, ok, qualcosa, col pizzo, col ricamo, è bellissimo. L'ho preso bianco e c'era anche nero. Questo è veramente molto bello, molto morbido, lungo e niente, mi piace tantissimo. E ho preso una camicia che si attiene abbastanza con il sito. Non so se nel sito il colore sembri leggermente più scuro, vabbè, però dettagli. Ma questa mi è piaciuta veramente tantissimo come morbida. Cioè, guardate che bello questo colore. Stupendo, è tutta trasparente con i voilà. Questa purtroppo io, qui è proprio un problema mio, ovvero io ho le spalle troppo grandi per una cosa del genere. Se avete le spalle piccole e volete valorizzarle, queste balze qui sulle spalle, sulla schiena, vi rendono la figura più importante. Se avete già delle spalle comunque larghe come le mie, delle balze del genere vi fanno apparire proprio un triangolo. Io sono un triangolo rovesciato, la mia figura fisica, e questo mi fa sembrare un triangolone rovesciato, però vabbè, sono questa, non è un difetto eclatante, però accento appunto molto questo tipo di fisicità. E secondo me è bellissimo. C'era anche il nero. Il nero deve essere fighissimo. Però questo è il colore della mia vita, quindi non potevo non prendere lui. E il materiale, io ne ho toccati tanti. Giro continuamente per negozi, tocco, faccio, dico. È un body in tulle così morbido, veramente, cioè, scivola tra le mani. È bellissimo, 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 bellissimo. Bravo Lupsone. Io come ho comprato su altri siti, visti da altre youtuber anche americane, senza aver inviato nulla, sono sicura che comprerò da Lupsone altre cose perché mi è piaciuto veramente tanto. Se la qualità è questa, perché no? Why not? Poi una cosa un po' che se penso di doverla indossare, penso che potrei anche morire. Ah, quindi è quella da 10, do a tutto 9 finora. Sì, 9, a parte il costume, gli do un 4. Anche questi, gli do 9, sono dei jeans che li indosserò, ci vediamo a settembre, con la zampa a campana. Si usavano di più l'inverno scorso, all'inizio di quest'inverno comunque, a campana. Si usavano di più all'inizio di quest'inverno, poi ne sono andati un po' scemando, però secondo me è un modello di pantalone molto molto figo. Mi piace molto com'è rifinito. Le rifiniture che ha sul sedere, mi piace tantissimo il materiale. Non è... Io odio un po' i jeans. Questo però è un jeans morbidissimo, elasticizzatissimo. E per fortuna ho azzeccato la taglia, ho preso una S e va benissimo. A me fare shopping online piace un sacco, mi sono sempre in giro su ASOS. Qualche problema. Poi c'è uno dei pezzi più belli, che è questo qui, è sempre un completo. Ed è questa gonna, la starete vedendo, con il suo top. A me il bordeaux, come ve l'avrò detto in qualche altro video, ma non potete sapere tutto sulle mie preferenze di colori, non mi piace tanto. Infatti tutto ciò che ho di bordeaux l'ho sempre regalato a mia sorella, che ha questi colori così chiari e le sta molto bene. Però questo così proprio mi fa impazzire, questa cosa con i pois. Mi piace tantissimo. E anche questo gli darò un 9. Non gli voglio dare 10 proprio perché cioè mi sentirei troppo. Boh, quindi un 9. Qui ho voluto rischiare, ho voluto prendere questo vestitino che
che per le mie forme fisiche è un po' un nì, perché ci vorrebbe un po' più di seno, forse devo prendere mezza, c'è cioè una misura in meno, c'è cioè una misura in più, perché è cortino. Se vi piacciono i vestitini corti, ok. Se invece come me ormai non volete più usare, siete più confidente con qualcosa di lungo, vi dico no. C'era anche la versione soltanto camicia di questo. E secondo me, se dovessi mettere una maglietta, cioè una gonna stretta e larga, sotto, tipo bianco, panna, bellissimo, molto smeralda, oddio che bello, sarebbe bellissimo. E questo però come qualità, come morbidezza, cioè mi stupisce, toccando poi anche quelli dell'altro sito, come da un sito all'altro cambia totalmente, ma così come da un negozio all'altro. Scusatemi se durante tipo il 90% del video io sarò fuori fuoco, però purtroppo la mia macchina fotografica dei problemi a inquadrare di me e non mettere a fuoco il dietro, fa il contrario, quindi vabbè. Questo kimono. Aiuto. Ok, questo è molto bello. Un kimono molto molto leggerino, con dei colori tenui, carini, tipo un dalmata con delle roselline pesca. Questo è bellissimo, con un orecchino di questo colore, stupendo, ed è lunghissimo. A me la cosa che piace tantissimo sono i kimono lunghi, per me sono proprio favolosi. Poi, mamma mia, bellissimo. Cioè, tutti i siti dovrebbero fare così, cioè, prendeteci in giro, ci dite che tanto poi ci arrivano le cose, lasciamo una recensione negativa da qui all'infinito, però vabbè. L'ultimo pezzo è questo che è piaciuto molto ad Elio, c'erano diversi colori, c'era tipo rosa, nero, azzurrino forse. Ho voluto usare, nonostante io non penso di abbronzarmi tantissimo quest'estate, però ho voluto usare col bianco anche giù. Ed è questo completo fatto da gonna con tutti i bottoncini e top con i bottoncini. È morbidissimo. La cosa appunto che continua a sorprendermi è la morbidezza di queste cose. Ho preso una S, credo, anche di lui. No, una XS di questo. Perché dovendo stare bello avvitato, bello attillato, già qui se sbaglio e prendi più morbido, finisce un po' la magia, il capo. E quindi niente. Bellissima questa cucitura dietro, che sono quelle rifiniture, quel dettaglio che rende più carina la vestibilità, e mi è piaciuto veramente tantissimo l'Upsona. Quindi io vi lascerò adesso tutti i link comunque giù, così magari se non si è visto bene qualcosa potete andarli a vedere. Vi lascio anche tutti i codici sconto, anche su Lovely Wholesale avrete uno sconto se magari volete prendere lei. Se volete prendere lei ve lo lascio veramente con piacere, non sono lì i massimi di spesa e via dicendo, però questa è veramente bella, purtroppo non c'è in altri siti, ma piace tantissimo. E poi anche sull'Upsona, che comunque parte già dai prezzi bassi, quindi con un bel codice sconto vi fate una bella seduta di shopping terapeutico. E niente, tra poco l'ultimo haul, il prossimo haul che faremo credo proprio che sarà quello con degli acquisti con i saldi. E nada, io adesso vado che devo provarmi le cose, perché voi le starete vedendo adesso, ma io devo ancora provarle. Quindi vado, veramente, perché qui poi si sta incupendo tutta la mia situazione. Mi vado ad allenare, sempre le solite cose. Qua in tutto ciò sono di nuovo 30 minuti. I miei video sono sempre più lunghi, sempre più lunghi. Una divina commedia versione video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere qual è il vostro capo preferito, qual è il vostro sito online dove voi acquistate con più fiducia. Che ne so, Rong, Shein, Rosgal, Luxona e altri, tanti altri. Dresslink, Dresslily, ce ne sono veramente tantissimi. ASOS, a me ASOS piace tantissimo. Niente, fatemi sapere. E quali sono invece quelli che vi hanno deluso di più? Perché ci sono dei siti super deludenti che io non dimentico. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo lunghissimo video.